Il Brasile. Una donna bella che è stata figlia per poco e madre per sempre. Di un dolore dopo l'altro, un abuso dopo l'altro, che il respiro le manca ad ogni passo. I figli dentro i ventri, i denti dentro gli occhi. Come? Non ho capito! Non sono di qua! Sono italiana! Sì, Italia! No, non devo cambiare denaro! Vuoi che ti porti in Italia? Ma a fare che? Vedi, il fatto è che se questa storia finisce, io non lo so se torno in Italia! Non so! Non so neanche che cosa faccio! Perché se questa storia finisce, io quando torno, non lo so chi sono! Ma poi che viene a fare in Italia? Qua si sta bene! A chi è bom? L'Italia non è niente, è nada, è un gioco, una brigadeira, una fantasia. Você è a Italia. Sono sulla Paulista, l'arteria principale della metropoli di San Paolo. Guardo le due bandiere sopra al palazzo di vetro del consolato italiano. È chiuso e sarà chiuso per altri 8 giorni a causa del carnevale. E io passerò ogni giorno ad aspettare che sia l'ottavo. Ad attendermi ci sarà il signor Carlos. Mio fratello Fabrizio è stato arrestato, chiuso a Pinheiros. E a Pinheiros si muore. Sono nel bel mezzo del carnevale brasiliano, che qui vuol dire la fine del mondo. Si fermano tutti, le banche, i servizi, i negozi, tutto chiude per rovesciare la quotidianità, illudersi di ribaltarla, per innalzare a piacere fisico ed estasi il dolore. Si parla insieme, ci si parla addosso per ore, per giorni, per quasi un mese, in ogni parte del paese. Si fa la mente a pezzi, il corpo si alcolizza di birra, di fumo, di sesso. Qui Dioniso non è mai morto, si è ingrandito fino a diventare immenso, evocato dalla disperazione della terra nascente sul Brasile e lo piglia completamente in Brasile. Raio tres, te la sento tres, si dà, raio tres, te la sento tres, completamente, raio tres, te la sento tres, aglio dell'ebbrezza, della carne, della nuova creazione, dei corpi mangiati caldi ancora vivi, raio tres, te la sento tres, raio tres, te la sento tres, raio tres, te la sento tres. Itaí, 480 chilometri da San Paolo, carcere di massima sicurezza, tutto in cemento armato, torrette di avvistamento, mitra carichi. Fabrizio è qui. Le buste pesano, devo portarle io dentro perché è dentro che devo andare, nell'arena dei galli da combattimento. Finché sentata, levanta, sentata, gira camisa, gira la sottia, vos'è sta mestruata? Tabom, para qui, vena qui, para qui, para questa stare, mi intendeo? Migliaia di occhi mi raggiungono, senza che io riesca ancora a vederli. Cammino nel corridoio di ferro, sbarre e grate, sbarre e grate. Sono l'agnello da dare in pasto alle tigri smagrite dalle menti tarlate. Girano intorno, sento una voce dall'alto. Ajusva! Raio tres, se la sento tres! Sopra la mia testa, i piedi della guardia girano su se stessi, cado un po' di polvere dalla grata. La guardia si abbassa a guardarmi. Mi indica l'entrata, mi dice di andare veloce. Un ragazzo si avvicina alle sbarre. Per chi sei venuta? Per Fabrizio, l'italiano! Italia! Italiano! Italia! Visita! La guardia grida, la grata si alza, tutti si allontanano, la grata si richiude alle mie spalle. Sono dentro. Fabri. Thank you.
Carlos. Ha accettato il mio caso. Posso incontrarlo anche subito? Sì, sono un po' ingrassata. Dove la incontro? Mi vede diversa? Certo, non sono più quella che ero quando sono arrivata. Sembro brasiliana. Ha ragione, dottor Carlos. Parlo e penso portoghese adesso. Ho messo qualche chilo, uso più colori nel truccarmi, nel vestirmi. Sono diventata addirittura più riccia. Si chiama adattamento, sa, non lo impari. Lo fai e poi te ne accorgi. Lei è molto professionale, dottor Carlos. Certo, se non lo fosse, non ricoprirebbe il ruolo che occupa, ma io lo so che fa certi pensieri su di me. E io ci vengo a letto con te, se salvi mio fratello. Se tu me lo fai uscire da quell'inferno, io vengo a letto con te, con l'avvocato, col direttore del carcere, eppure con tutti e tre insieme. Taxi! Bogia! Io vado a Rua Fondo al gioco, obrigada! Scusi! Dov'è il suo navigatore? L'uomo non risponde. Dallo specchietto retrovisore vedo i suoi occhi. Ha lo sguardo sbarrato. Le pupille dilatate. Spinge l'acceleratore troppo in basso. Scusi! Può andare un po' più piano! Ma lo vede che il semaforo è rosso? Può andare più piano! L'uomo non risponde. Mi stacco la cintura. La portiera è bloccata. Il finestrino è bloccato. Sono in trappola. L'uomo frena all'improvviso in una strada sperduta. Scende dalla macchina. Apre lo sportello. Mi strappa la borsa. Mi scaraventa giù dal lampo. E riparte con la mia borsa, il mio telefono, i documenti, la carta di credito di Fabrizio. Tutto si è preso. Che cazzo! E che se ne fa? Che se ne fa? Pure le fotografie si è preso, ma le nostre! Che se ne fa? Che se ne fa? Attenzione, prego. Fra pochi minuti avrà inizio lo spettacolo Le Buste. Allacciate le cinture. Stiamo per cominciare. Mio padre per me era Dio. Ero solo un ragazzino quando si è ammalato. I suoi muscoli scomparivano ogni giorno di più. Si asciugavano e di lui restava soltanto una figura, sempre più esile e debole, col passare dei giorni. La notte piangevo, senza sapere il perché. L'ho visto consumarsi, lentamente, come una candela, avere sempre più bisogno degli altri per ogni più piccola cosa, perdere ogni capacità. Quando morì, non ebbi comunque il coraggio di toccarlo. È blasfemo pensare di poter toccare Dio. Disperato mi affacciai al balcone, pronto a urlare al mondo intero l'accaduto. Con stupore
mi accorsi che nulla era cambiato. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire quando Dio muore e nessuno se ne accorge? In quell'istante capii chi era veramente mio padre, chi ero io, chi eravamo tutti quanti noi. Sanifico! Sì, ma io non ti ho chiesto niente, comunque. Metti la busta. Ma metto la busta, ma me! Che so, ma tu come fai a sapere che non ce l'ho? Io non ci vedo questa cosa in testa. Non lo vedo. Lo sento. Hai preparato un annuncio? L'ho preparato. Oggi sei nervoso. E come lo sai? Lo senti, sì, ho capito, lo senti. Vuoi parlarne? No. Va bene. Sei sicuro? Sì, lascia stare. Parla, su. Cristina mi ha lasciato! Di nuovo! Ecco, lei vorrebbe maggiori sicurezze, più concretezza da parte mia, ma io sono questo. E non posso cambiare così per lei da un momento all'altro, per quanto io la ami, e tu lo sai che io la amo tantissimo, ma non posso cambiare così, a comando. Assurdo. È veramente assurdo. E inoltre, abbiamo avuto la stessa identica discussione soltanto una settimana fa. Io le ho chiesto di avere tempo per capire come va il progetto, di capire, di aspettare. E lei non ha aspettato. Incredibile. Ma che stai facendo? Empatizzo. Tu sei inquietante. Siamo di qua! Dove sono i costumi? Buongiorno anche a te, Asia. I costumi stanno al solito posto. Hai ragione, scusa. Buongiorno a te. Non li ho trovati. Trovali, sei in ritardo. Veramente mancano ancora 2 ore? No, mancano meno di 10 minuti. No, è impossibile. Vabbè, dai ragazzi, su. Insomma, i ritardi possono capitare. Qualcuno ci nasce. Scusa, in che senso? Ragazzi, dovremmo lavorare, possiamo rimandare a dopo le discussioni? No, io voglio sentire in che senso. Guarda che se vuoi che me ne vado, io me ne vado subito, non ho un problema. Asia! No, voglio come minimo delle scuse, altrimenti in scena ci andate da soli. Federico, vai a prendere i costumi. Per favore. Vado a cercarli di nuovo. Cosa stai scrivendo? L'annuncio per il pubblico. Non l'avevi già scritto? Lo sto perfezionando. Fammelo sentire. Mi alzo. Diario di bordo, giornata numero 8. Cosa vuol dire perdersi? Quando in un viaggio
ci si può considerare veramente smarriti. Quando la direzione presa non è quella giusta e concordata, e se non ci si fosse affatto accordati in precedenza su quale strada seguire, e se si fosse optato di far fare al mare, al suo flusso, e nonostante ciò si avesse la netta sensazione di starci allontanando ogni secondo, sia dalla meta che dalla casa. Cosa fare poi se il navigatore siete voi? Dubbi e paure del mondo lì dentro, quello che si forma ogni qualvolta si intraprende un viaggio, un'avventura tra persone accomunate dallo stesso obiettivo. Ma il mondo di dentro è una fase, è un meraviglioso istante di cui tutti dovremmo essere partecipi, per poi tornare alla realtà, al mondo di fuori, poiché esso è il mondo di fuori. Per quanto possiate sentirvi felici in un preciso istante, continuerà ad essere lì, continuerà ad essere lì. Che voi lo vogliate o meno. Io non ti capisco. Cosa c'è da capire? Asia è una di noi. Fa parte del progetto dall'inizio. Quindi? Tu non puoi continuare a trattarla così. Lei un giorno smetterà di minacciare di andarsene e farà sul serio. Bleffa. Bleffa, ma a te sembra che non interessi minimamente se lei resti oppure vada via. Già. Perché non mi dici quello che pensi realmente? Vuoi sentirlo? Chi mi assicura che non farai fuori anche me? Chi mi dice che quando tu non mi riterrai più utile, non farò la sua stessa fine? Impossibile. Abbiamo firmato insieme il contratto. Il contratto? Il contratto? Tu sei pazzo. E guardami in faccia quando parliamo! Non toccare la busta. Ah, finalmente li ho trovati. Allora, iniziamo? E tu lo chiedi a noi, lo chiedi? Vabbè, scusa, stavo solo scherzando. Vabbè, sì, ho capito, ok. Che c'è? Federico ti ha contagiato con la sua negatività? No, Asia, no. Tu sei il problema. Io? Sì, perché tu non puoi continuare a fare quello che ti pare. Io non faccio quello che mi pare. Io sono qui con voi a fare questo progetto. Non vedo dove sia il problema. A me non sembra proprio, ma sai. Ma non ti sembra proprio? No. Ma no, guarda che se vuoi che me ne vado, io me ne vado subito. Non c'è problema. Ma smettila. Smettila che sei ridicola. Ogni qualvolta la stessa sì. Storia. Sì, basterebbe ammettere soltanto i tuoi errori, Asia. Ma non ho fatto errori. Io non ho assolutamente fatto errori. Questo è il tuo problema. Tu non ammetti problema. Sbagliare da essere umani, ma ammettere i propri errori e dire se ho sbagliato, chiedo scusa. Questo è il tuo problema. Tu non ammetti i tuoi errori, Asia. Signore e signori, le buste! Tanto prima o poi me ne vado.
amano ancora tutti, a cui non saprò mai dare spiegazione. Maledetti i destini di alcuni uomini, maledetta sia la luna in cui ormai non trovo più risposte, maledette siano le stelle che entrano come aghi nel mio spirito dilaniato, maledetta me che trattengo ancora l'ombra dei ricordi, l'ombra del creato, l'ombra di te che ho amato, maledetto il tempo dell'amore cieco e le sue conseguenze, maledette le madri troppo felici, le bambine troppo dolci, maledette le macchine con il serbatoio pieno, fermi ad aspettare un padrone che non arriverà più, maledetti i miei occhi che ricordano ancora il tuo viso, ai quali è rimasto solo il sale che non potrà disinfettare nessuna ferita, questa crema non potrà più rimarginarsi. Non hanno più paura di nulla. Ma chi?
non hanno più paura di nulla. Tu parli come un bifonco, Giattone! Buongiorno! Buongiorno, cazzo! Che simpatia! Non mi va di parlare. Hai bevuto troppo o la droga non era buona? Ho detto che non mi va di parlare. Tua sorella? Nostra sorella! La nostra sorellina, hai bisogno di qualcosa? No! Hai bisogno di soldi? No! Lasciala stare! Voglio solo sapere che fa fino a tardi. Vivo, a differenza tua. Sto con le mie amiche, parlo della vita. E che ne sai tu della vita? Forse mi sono innamorata. Conosci l'amore? C'è uno che mi piace. C'è scopato. È una cosa bella, io sono felice se sei felice. Speriamo che sia la volta giusta. Le code sono diventate interminabili. Mamma. Oggi tutti escono, nessuno più sta a casa, maledetti parassiti. Mamma, lo sai che tua figlia ha trovato l'amore? L'amore? Tesoro, hai trovato uno che ti piace? Sì, mamma. E a chi appartiene? A nessuno. Se non appartiene a nessuno, allora che cosa fa? È un artista. Un artista visivo. Che bello, un artista. Sì, bravissimo. E quando ci fai conoscere? L'ho visto una volta sola. Anche noi lo vogliamo vedere. No, no, lo vogliamo conoscere. E vedere com'è per darti un consiglio. Il mondo è pieno di mostri. Nessuno è più mostro di noi. Attenta a come parli, se ci tieni alla tua lingua. La lingua è preziosa. Sì, è pappadaghista. Scusa, non è bifolco. È un lavoro come un altro. Che cosa, è bifolco? Cioè, si guadagna bene facendo il tuo lavoro. Beh, ogni tanto si fa la fame. All'inizio ho dovuto fare dei sacrifici. Sacrifici? Perché non muori? L'artista morto vende di più. Lo sai che anche io ho una vena artistica. Ah sì? Oh, è bravissimo. Sì, sì, se vuoi qualche volta ti posso dare un'idea. Te ne sarei grato infinitamente. Quindi tu proietti video sui palazzi. Faccio videomapping. Scusa, non ho capito. È difficile fare videomapping. Dici difficile creare, non proiettare. Giusto, è difficile averla un'idea. Si basa tutto su quello, sull'idea. Che sono questi fiori? È morto qualcuno? Che bello. Grazie. Sono per me? Sono per la casa. Prendete esempio voi due. Va bene, mamma. Sono dei gigli. Sì, vanno bene per ogni occasione. Sono un simbolo di purezza. Mamma, sono i tuoi fiori preferiti. I gigli. Te l'ha detto nostra sorella o sei solo un artista fortunello? Sono fortunato perché sono anche i miei fiori preferiti. Ah, e che ti ha detto ancora nostra sorella? Perché non stai zitto tutti? Hai dei bei gusti, ma potevi portarli prima. Sono stato pieno di lavoro. Ma non è bello quando si riceve un invito per passare così tanto tempo? Ognuno ha la sua idea di bellezza. Questa è proprio una bella risposta. Io la vedo così. A chi appartiene? Che significa? Viene da fuori, dalla zona blu. Appartiene a qualcuno? Non appartiene a nessuno, è orfano. Oh, questo mi dispiace. Che significa a chi appartiene? Scusa. È partito l'interrogatorio. Ma che si fa? Mamma, ho fame. Dopo, mangi maiale. Cartoni! Hai visto? Che famiglia simpatica. Simpaticissima. Dai, facciamo un brindisi per l'ospite! Non vi preoccupate. No, brindisi. Quando arriva un nuovo membro della famiglia, noi dobbiamo fare un brindisi. Ci teniamo molto. Manca vostro padre. Non lo nominiamo mai. Non sto capendo. Scusa, è una cosa di cui non parliamo. Facciamo questo brindisi. Al nostro nuovo parente. Ti sei congiunto. Che tu possa passare qui con noi dei bei momenti. Thank you.
accadono, da ovunque andrai ti troveranno, le questioni, le faccende accadono. Ho fame? C'è freddo. E puzza di bruciato ovunque in città. Ho fame! La statua dell'eroe sopravvive al centro della piazza. Le strade a lui tutte portano. Ancora intatta. In quel marmo nessun polso arrogante si è messo a scavare e a distruggere. Almeno per ora. C'è una puzza di bruciato che non si può sopportare. Ho fame! Hanno bussato la porta. Nessuno bussa mai a questa porta. Nessuno? No. Ho mal di testa. Non mi avete portato niente da mangiare. Oggi è domenica. Lo so. Non è una domenica qualsiasi. Hai pregato oggi. Come d'obbligo. Ma non mi è passata la fame. Ripeti. Ripeti ad alta voce cosa dice il codice. La tradizione vuole. La tradizione vuole che siamo entrambe a preparare il pane per la promessa che il digiuno sia necessario alla purificazione di ogni macchia che venga ravvivata la storia di ciascuna famiglia perché la prole possa ricordare come ricordavano gli avi e poi mancano delle pagine. Mi stai facendo perdere la pazienza! Vieni qui. Il telaio mi dà un grande affare. Ma quando mi sembra che il tessuto sia intrecciato senza nodi, ecco che ne spuntano sempre due, dico. Sempre? Non me lo spiego. Sono costretta a fare tutto da capo. Come sarebbe a dire? Due nodi, dico. Sempre. E non me lo spiego. E secondo te, perché non è finito? Non lo so. Pongo attenzione ai fili, alle dita. Infilo e sfilo cotone migliaia, avrei già dovuto terminare secondo i vostri calcoli. Ogni cosa che fai dipende da come la fai, la fretta! Accelera il battito cardiaco, fa tremare le mani, vacillare i desideri, pazienta! Vieni qui, maledetti spiccati, si prendono la briga di tormentare ogni buona azione. Non lo senti? Non lo senti? Il tempo è cambiato. Chiudi le finestre. Sono già chiuse. Le faremo riparare. Ci sono sempre stati. Ma voi in casa non ci siete. E non ve ne siete accorta. Vieni qui. Sapresti dirmi dove ti trovi nel mondo? Perché viviamo in questa casa? Madre, mi prendete in giro. Chiamare questa casa è ridicolo. Cosa vedi? Descrivi. Buio. Freddo. Tutto sembra muoversi mai da come giace. Lo avete sistemato voi così? Non io. Altri. Altri chi? Vi piace? Vi piace? Posso sapere qualcosa? Cosa succede quando oltrepassate quella soglia? Non ti piace la casa che ti ho dato? Non lo so più. Io vorrei correre, ne capo. Non puoi farlo! Tu hai lotto per la vita. Sei stata assegnata. Ma questa è una grande notizia! Lo dite solo adesso! Chi mi ha presa? Chi ho dovuto non importa! Vuoi sposarti per andare in una prigione? Qui non c'è più nessuno oltre me, i miei sogni e il codice. E io cucio, e scucio, e sciolgo nodi, e sono sempre due! Io lo sono già in una prigione! Qui non c'è più nessuno! Dico! Che bisogna provare e riprovare! E se Dio vorrà succederà di grazia! Aiutami nell'impasto. Se
Vedi? Sì. Leggi? Ho letto. L'avevo detto? Sì. Ehi! Certo che siamo al bitter. Destillazione di esperienze al bitter. Incontri, scontri, con le aporie e le ipocrisie del nostro secolo. Che fa? Dov'era la notte del 6 agosto 1943? Eh no, 6 agosto 1945 però. E va bene, è lo stesso. No. E lei qui che cosa ha risposto? Come ha detto al giudice quando l'ha interrogata? Ha detto... Shh. Con una mia amica al bar sotto casa. Ma quando mai? Chissà come va a finire sta storia, Secondo te la condannano? E poi, poveretta, la vedi come sta? Guarda, a parere mio è l'unica che tutta nuda non risulta oscena. Sì? Sì.
hanno preso forme di saette concettuali le sue idee. Sai come mettersi contro tutti quei... bla 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 bla, finto democratico, finto etico, parareligioso. Insomma, si è messa in una posizione sconveniente, ecco. Aspetta! Com'era quella cosa che mi disse un giorno? Ti ricordi? Qual è? Qualche giorno dopo la disinfettazione, stavamo insieme, come disse? Disse... Libertà? La libertà di... ricchezza, disse, presupporrebbe l'obbligo di pensare, almeno. Non l'ho mai capita sta frase. Vabbè, che vuoi dire. Vieni qua, fermo, non ti muovere. No, zitto. Hai detto di non muovermi. Ma prima. Adesso puoi. Posso. È passato. Veramente. Sciogliti. Visto? È facile atteggiarsi come salvatore di un popolo che avvezzo a soffrire non si risparmia. Dico, un popolo che già è rapido nel prendere le decisioni. E la morte? La morte la conosce molto bene. Direi che solo apparentemente pauroso, considerata l'atmosfera di temerità nella quale vive da sempre. Eh sì, un popolo altrettanto fecondo quanto ardito sarei. Dico che è facile arrivare così alla fine a cose fatte, come salvatore di un popolo. Di un popolo che finora ha sempre saputo salvarsi in qualche modo, sia pure con dei sacrifici. Dinanzi ai quali lo storico e noi trascuriamo del tutto gli studi storici. Noi? Eh già, inorridisce lo storico, impallidisce dall'orrore. Ma sì, come dire, noi amiamo più una certa furberia pratica, ecco. Lei invece no. Giuseppina, a lei non piacciono i complimenti? Non le piace il presepe? Non le piace l'albero di Natale? Sotto il vischio neanche un bacio? Io non lo so fare. Quando apri una conversazione... A posto? Dicevo, quando apri una conversazione con lei, non appena dici una cosa storta, lei fila via, dritta, e scappa chissà dove. Speriamo non muoia sotto quei riflettori. No. Accecata dalla luce, mentre pensa chissà, forse all'aldilà. All'aldilà. All'aldilà, all'aldiquà. Al di qua. Io non la condanno, sia chiaro, ci ho riflettuto, c'ero, sì. Delizioso. Ti ricordi come faceva? Suono silenzio ritmo silenzio suono silenzio ritmo silenzio. A stento conosce la gioventù e vive appena una brevissima infanzia. Morti, fuggi, scappa, via, lavora. Qui si invecchia prima del tempo. Bravo! 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 Metti i nostri bambini, ad esempio,
non appena cominciano a scommettare un po', a conoscere ciò che li circonda, devono provvedere a se stessi. Ma i nemici sono troppi e sono pericolosi. Spuntano da ogni lato con quegli occhioni grandi, grandi, grandi. Sono incombenti in cal co la bi li. I bambini non hanno tempo di essere bambini. Credo che sentiremo la sua mancanza. Vabbè, come sei pessimista, ora non li spaventare. No, 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 io lo dico perché l'ho letto. Cosa hai letto? Che c'è? Lo senti? Che cosa? Questo rumore. Qua rumore? Questo. Thank you.
e vaghe a taglieggiare un negoziante. L'altro a sottoporsi a mille più provini pur di apparire. Oh, Ma è chiaro! Cosa spinta uno a studiare scienze? L'altro? Oh, quanto poi un concorso di intelligenza? Uno solo concorso a mille provini pur di apparire di più. Ma è chiaro? Sia davvero con te. Questo sono prodigi. Ciò, se, fi! Senti, allora, un gruppo musicale, a te piacciono tantissimo musicalmente, pessimi, però ti piacciono, inizio anni 2000, ok, sono come un gioco, ma non sono calvi. Coldplay! Sì, ok, dunque, uno specchio dalle acque, roccia che emerge da uno specchio di liquido. Isole! Sì, ma non hanno mai fatto sesso. Isole vergini! Sì! Giornata? Ok. La tua? Un altro di quei martedì. Mi dispiace. Già. O meno. Cazzo. Parliamo. 12, parla tu. Argomento. Bernadette. Lo so. Non posso conoscerti in 140. Provaci. Sai che cos'è questa? È censura. Non è censura. È censura. Non è censura. Puoi sempre dire tutto quello che vuoi, solamente in modo più conciso. Ma non dire cazzate, Bernadette. Non sto dicendo cazzate, Oliver. Sto solo dicendo che non è censura. Non è una buona legge, ok? Non lo è. Tu vuoi stare con un piede in due scarpe? Ci sono un sacco di cose che non si possono dire con 140 parole. Lo so! Per esempio i poemi epici, i discorsi dei matrimoni, le dichiarazioni d'amore, le canzoni! Ci sono un sacco di canzoni che contengono più di 140 parole. Sono con te! Sono d'accordo con te! Ma questo lo sapevamo anche prima! Io non capisco perché adesso, tutto a un tratto, tu te la prendi così tanto! Perché i sondaggi l'hanno niente svolta verso la vittoria! I sondaggi sono così da settimane! Sai che cosa farà questa legge? Lo sai che cosa farà? Questa legge alienerà il proletariato, perché, ok, tutti avranno solo 140 parole al giorno, va bene? Ma chi è che ne ha più bisogno di queste parole? I poveri, i ricchi hanno già i loro pantaloni, le loro camicie, la loro postura, le loro scarpe parlano per loro. I poveri invece come faranno? Come farà una persona povera ad andare lì a dire io sono questo, io sono bravo in quello che faccio, ok? Io sono questo, valgo così, guardate quanto cazzo sono bravo. Non potranno, tutto sarà polarizzato. La mobilità sociale sarà polarizzata, il nepotismo diventerà l'unico modo per ottenere un posto di lavoro. Ma ti rendi conto? Io pensavo che questa roba ti avrebbe fatto arrabbiare, Bernadette.
venerdì vado alla manifestazione. Pensavo che saremmo andati all'acquario. Anch'io. Giulia viene con te? Fa parte del movimento, certo che viene con me. Sette. Calamari. Inchiostro. Poesia. Haiku. Nagasaki. Bomba. Sesso. Doccia. Sesso. Sogno. Batman. Joker. Morti. Cuccioli. E le abbreviazioni? Le abbreviazioni? Eh sì, le parole con l'apostrofo, tipo com'è, cos'è, quant'è. Che c'entra? Valgono come una o due parole? Valgono come una parola, possiamo dire quant'è e avere ancora 139 parole. Mm-hmm. Forse dovremmo inventare una nuova serie di abbreviazioni per risparmiare parole, per dimezzare il dispendio di parole. Tipo un codice? Più o meno. Tipo, più o meno. Mm-hmm. Invece di dire più o meno, potremmo dire u o meno. U o meno. Invece di dire invece di, potremmo dire di invece. Perfetto. T'amo. T'amo invece di ti amo, semplicemente. Cioè, ti vorresti dire? È geniale. Ti amo. Buon compleanno, ti amo. Buon Natale, ti amo. Bocca al lupo, ti amo. Senti, amore, io ti amo. Non capisco perché non debbano amarti anche gli altri. Scusa, amore, mi dispiace, ti amo. Senti amore, firma tu per il punto, io adesso torno a casa e firmo anch'io, ti amo. Ti amo, ok, ti amo, però adesso mi devo concentrare, va bene, ho lasciato i piatti nel lavandino. Senti, ti amo, però ne possiamo parlare un'altra volta, ti prego, ne possiamo parlare un'altra volta, ti amo. Yeah!
l'altra sera. Alla manifestazione. Quella del rumore fino allo spazio? Sì. Quando tu e Giulia... Ti ho trovato con Giulia. Immaginavo. Immaginavo che te lo immaginassi. Grazie per avermelo detto, comunque. Al posto di ti amo, tutto attaccato. Cioè, tu vorresti... geniale. Grandioso. È davvero geniale. Io penso che ce la faremo. Ma sì, ma ce la caveremo. Ce la faremo perché ci siamo allenati davvero bene. Ci siamo preparati davvero bene. Siamo davvero preparati bene. Siamo preparati benissimo. E se poi un giorno... se un giorno non dovessimo farcela... Ma no, ma ce la faremo. No, però dico, se proprio non dovessimo farcela, se non riuscissimo a capirci davvero... Okay. Oh, noi potremmo sempre dire incomprendo. 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 Brillante. È brillante. Sì. Si tratta soltanto di trovare dei trucchetti. Delle strategie, no? Come più o meno, sì. Uomeno. Uomeno. Neri è un coglione. È un amico. Mi ha messo le mani addosso tutta la sera. Cerca di essere gentile. Ma per favore, è un viscidissimo viscido. Lascialo stare, è un amico. Peccato. Sei stato con lei tutta la sera. Lei chi? La pote pistella. Un po' di palle, Bernadette. Scusa? Ti ho detto... caccia un po' di... Lei finite? Lei finite? Io ho ancora un sacco di parole, lo sai, Oliver? Lo sai perché? Perché io le ho conservate per te. Perché alla tua rabbiosa festa di merda per la libertà non c'era nessuno che mi ha rivolto la parola. Per questo ho parole da buttare. Piovra! Bisonte. Shanghai. Alieni, torta, terrorismo, idiota, sprecato. California. Rinocero. Limoni. 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 Fine.
Passavo qui fuori e ho dato un'occhiata attraverso i vetri. I tavoli, le sedie, soli, in una luce grigia mi hanno fatto pena. La barista incollata a uno schermo a guardare la pubblicità a chilometri di distanza. E allora mi sono seduta. Ho preso un caffè, amaro. Qui il caffè fa schifo, ha un tanfo da lavandino intasato. Perché non rispondi? La gente non esce più. Prima questa strada era piena di rumori. I ragazzi si sedevano ai bar a fumare. Ora quei pochi che passeggiano tirano dritto, come se volessero seminare qualcuno o qualcosa, ma nessuno li insegue. L'aria è pesante, il cielo è grigio. Ogni tanto piove ancora dell'acqua sporca. Sembra di essere in un film sulla DDR. Con la differenza che non c'è più un Occidente in cui sperare. Siamo noi l'Occidente. Un posto che sta per chiudere. Qualche sera fa ero con Ludwig all'Istituto per la Ricerca Sociale. Una bella festa di fine convegno, due o tre generazioni di pensatori da tutta Europa, affratellati dalla comune coscienza della crisi. Dura da due secoli, la chiamano ancora crisi. A un certo punto i più vecchi erano in pista a ballare hit da discoteca degli anni 90. Pareva un acquario dai colori acidi, pieno di scheletri e mummie. La sfera stroboscopica girava, io pensavo, è un astro lontano ed è già morto. Poi è successo, la Terra ha tremato, la sfera è esplosa, un paio di persone sono esplose, volavano braccia, gambe, uno aveva la faccia sfondata ma continuava a ballare, Ludwig affogava in un lago di sangue, tutti si stupivano delle schegge conficcate nella carne, spalancavano la bocca, ma non usciva un grido, la musica saliva, tutti ridevano. Era finita. Niente sangue, niente schegge. La stroposfera girava per conto suo, luccicava. Era tutto qui nella mia testa, capisci? Non l'avevamo immaginata così la fine, neanche io e te. Eravamo forti, violenti, ci siamo mangiati il mondo. Ce la siamo sognata in mille modi la fine. Un grande spettacolo, grida, fuochi d'artificio. E invece, una manciata di cenere sparsa nell'aria. Noi ci siamo seduti come due vecchi sul divano a guardare il diagramma delle nostre funzioni vitali che si assottiglia. Questa ti piace? Sai che in Russia c'è una stazione radio fantasma? L'ho appena scoperto. Risale alla guerra fredda, trasmette da 90 anni un suono monotono e irritante. Ogni 2-3 secondi si aggiunge un altro suono metallico, come un autofono. Raramente, molto raramente, una voce pronuncia parole in russo completamente irrelate. Imbarcazione, lampada, ventilatore. Albero, tubatura, cavallo. Nient'altro. Ogni tanto anche lì piove della cenere. Non posso più stare qui. La Germania è diventata un posto invivibile. I tedeschi hanno paura quando parlano di noi. Die Ausländer. Gli stranieri. Negli occhi hanno un odio antico. Anche Ludwig. L'Europa. È una stanza in cui fa buio e nessuno accende la luce. Dai Nashnezar, Zulamit. No, io non ho i capelli d'oro. Rispondimi, ti devo parlare di persona. Simone, salva o elimina il messaggio. Salva. Segna come non letto. È già fatto. Ma che cosa ho visto? Simone, non ho capito. Puoi ripetere. Apri la libreria, prosegui la lettura. Ora vedremo di come il mondo.
Due sono le città e sorgono l'una di fronte all'altra. Due sono i mondi e transitano l'uno nell'altro all'influenza di due mani. A oriente, Jabalka, immensa come può essere una città, guarda le forme perenni dello spirito. Jabarsa, a occidente. Ferma a dire. Commutatore di frequenze? Attivo. Streaming? Stiamo trasmettendo. Qua, quante sono le città dentro la città, se sei mondi sono due. Quante verità, io sono fuoco, poi entrambi, guardo l'arco, la metà, la luna, i campi, dietro, una, si svanno di questa inutile vastità. Io sono come Sissilo che ci passa in mezzo, tra punti e luce, terribile, faccio canestro, il mio pensiero è teso, in testa la mia vera la fonte, pura del disastro, il flusso che mi domina, viene da dentro, mi produce nel mezzo fatto e non lo trattengo, lo vomito e lo rivomito, lo vomito e lo rivomito, in una prova, aspiro, aspetto l'alba, provo una nota, diretto Lorenza! Che ore sono? 9:45. A che ora ha cominciato oggi? 6:45. No, non va bene. Aggiungi comando periodico. Insonorizza stanza B fino alle 9:30. È già fatto. Buongiorno, Vittorio. Oggi è una splendida giornata. Disattiva filtro cordialità. Meteo. La temperatura è di 7 gradi centigradi. Sono previste lievi precipitazioni per... Luce solare. 65%. Una splendida giornata. Notizie. Usa la tregua con l'Iran sul filo del rasoio. Dopo Tokyo la situazione è stabile dopo la messa in sicurezza. 10 piccoli indiani. Incredibile, una giovane donna di Calcutta partorisce 5 gemelli mentre la sua cagnetta Shakti mette al mondo 5. Avanti. Uno sciame sismico di lieve entità è atteso alle ore 12. Più di notizie. Attiva filtro cordialità. Ciao Vittorio. Com'è il caffè oggi? Amaro. Posso ordinare per te lo zucchero di canna o un dolcificante? Mi controlli i messaggi, per favore. Subito. Hai 3 nuovi messaggi. Uno classificato come urgente. Leggi il messaggio urgente. Da Carlo lo stronzo. Ciao Ciccio. In produzione si sono svegliati con le palle girate. Fanno storie per la moto. Spilorci di merda, chiamami. Chiama Carlo lo stronzo. È già fatto. Ha chiuso la chiamata. Scrivili, rispondi, cazzo. È già fatto. Ha visualizzato. Sta scrivendo. Devi riscrivere la 3. Niente moto. Ma cosa cazzo ci vuole a trovare una moto? Vittorio, usare un linguaggio violento danneggia la... Disattiva filtro cordialità. Scrivi. E come li faccio scappare? A piedi. Visualizzato. Sta scrivendo. C'è un'auto d'epoca. Merda. È una fuga, non una gita in Costa Azzurra. Cazzi del regista, sta scrivendo tu rifai la tre con auto d'epoca, sta scrivendo metti auto d'epoca e basta, la fanno con quella che hanno, consegna entro le 11. Va bene, caro, fotti. Visualizzato. Grazie. Attiva filtro cordialità. Grazie. Per me è un piacere, Vittorio. Apri libreria, leggimi qualcosa. Cosa preferisci? Prosegui dal segnalibro, per favore. Non posso nascondere il sole con un pugno di polvere, non posso svelare il mistero. Ferma. Che cos'è? Omar Khayyam, quartine. Non l'ho aperto io. Ultimo accesso. Simone, ore 6:55. Aggiungi comando periodico. Registra ogni accesso di Simone alla libreria. È già fatto. Chiedigli tra quanto esce. Sto elaborando. Simone dice 15 minuti. Disattiva filtro cordialità. Entra in modalità riservata. Apri app Twisted. Hai 25 persone nel raggio di 500 metri. Imposta filtro età dai 16 ai 21. Filtro impostato. Hai 5 persone. Corregge, dai 15 ai 21. Fatto. 6 persone nel raggio di 500 metri. Scrivi a tutti, ehi ciao.
Allega foto. Metti in stand-by per 15 minuti e riempi la vasca. Temperatura? Molto calda. Prosegui la lettura, per favore. O tu che vieni affannato dal mondo degli spiriti e stupefatto guardi ai cinque sensi, ai quattro elementi, alle sei direzioni, ai sette pianeti, vedi Dio, che non sai nulla del mondo da cui vieni. Rallegrati, poiché non sai in che mondo lontano approderai. Stiamo qua, ora, live. E così, su due piedi direi che siamo a buon punto, no? Cioè, rispetto, no, prima. Ho considerato quello che c'è poi. Niente male. Finalmente, tanto atteso. Se c'è un momento in cui bisogna essere pronti, il momento in cui bisogna essere disponibili, aperti. Il momento in cui bisogna dare tutto per tutto. Sì. Ce lo siamo detto prima. Questo è il momento in cui bisogna essere... È la nostra occasione. È la nostra occasione. Giocarcela, mettercela tutta. Andiamo, dai, spacca! Però comunque non è come quando conti tre. Perché? Cioè, perché se conti tre, no? Tu, uno... Due... Uno. Due. È un po' come a scuola, no? Come quando il compagno si assentava e... Ah, che vuoto in quel posto vuoto. Qui, in questo vuoto, in questo pezzo di niente, questo volume d'aria. Se io dico, qui c'è un vuoto, come faccio a capire se si tratta di un vuoto di palla? Un vuoto d'ago o un vuoto di cattedrale? Cambia, no? Un bicchiere d'acqua. La vedi la consanguera? Quale consanguera? Ma come, bicchiere d'acqua? Ma vuole acqua, vuole bicchiere. Oh, questa mela, io astraggo, no? Io cancello, io col pensiero la colgo e dico questa mela. Qui c'è un? Vuoto? Un vuoto di mela. Di mela. La mela è quella formulazione truffaldina. A scuola, lei ti fa, tu hai cinque mele. Ah, che bello, tu le vedi, cinque mele. E poi, meno due. Non puoi dirmi direttamente, guarda, tu hai tre mele. Io non ci resto male, non mi creo proprio l'aspettativa. Ma attenzione, perché il sadismo è tutto nella conclusione. Tu hai cinque mele, meno due. Quante mele hai adesso? No, qua, in questo vuoto c'è questo volume d'aria. Pezzo di niente. Chi c'è qua? Chi vedete? La prima persona che vi viene in mente. Attenzione, la prima può dare un po' di fastidio. Ce ne viene una in mente, poi cambiamo la seconda. No, non la seconda, la prima. Quella persona, è qui. È qui e vi guarda. Perché vi guarda così? Cosa avete fatto per essere guardati così? La prima cosa che vi viene in mente. Quella persona è qui e lentamente ora si volta. E cammina, si ferma e osserva un albero. Ah,
È un albero di mele. Osserva il tronco, i rami, la chioma, le foglie. E se è inverno e non ci sono chioma, le foglie, se non ci sono i frutti, se le immagina. E cammina, 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 con un piccolo scatto si ferma e lentamente si accovaccia per terra e si sdraia. Perché si sdraia? Perché è qui, per terra, sdraiata. Un albero. Ora, se io mi metto qua, io non sono un albero. No. No, io sto solo qua buttata. Sì, ma la solita faccenda, Aristotele, Non lo conosco, Aristotele! Aristotele dice, imitare è connaturato all'uomo, è nella natura del bambino. Ah, il bambino, allora diciamo una buona volta, il bambino nelle imitazioni fa schifo. Voi non sapete quanti danni ha fatto quell'indulgenza genitoriale, perché il bambino va dal papà. Papà, papà, ma io faccio schifo. Il papà, no, papà, tu fai arte contemporanea. Allora il bambino va dalla mamma. E la mamma, invece di dirgli, figlio mio, tu non puoi eludere il problema della rappresentazione senza incappare nel paradosso di un reale ultimo e definitivo, purtroppo non afferrabile da descrizione alcuna. Gli dice solo, grazie mamma, che bello! L'albero. Che fa? L'albero, un albero sta a mettere radici e... Sì, va bene, cresco, metto le radici, cresco. Nonostante tutto io cresco. Poi... Se cadesse... Un albero è caduto. Ora, il vescovo Berto però si domanda, ma se un albero cade e nessuno lo vede, quell'albero esiste? Esiste o non esiste, l'albero è caduto. E il tonfo? Scendo scale, corro, quinta, corro. Visto? Dico la cosa, mica la faccio. Ma se poi la dico, no? Io la sento? Che poi? Gli anglosassoni, gli americani, cioè per lasciare una pagina bianca, ci scrivono sopra "This page intentionally left blank", cioè pagina lasciata bianca apposta, per scrivere che una pagina è bianca, la pagina non è più bianca. Che poi, blank, significa vuoto. Non bianco. No, è un false friend. E poi, io non è che ho capito dov'è che sta il limite, gli argini. Cioè, è diventato tutta una gigantesca sfumatura. È un po' come quando tu stai scendendo le scale, no? Stai andando e poi incontri il gradino disuguale. 17, 18, 19. 25. 27, 28, 29. 40. 50. 80! Basta. Vai. 1, 2, 3. Abbiamo finito? No. Abbiamo smesso di comunicare. Non stiamo più comunicando. Non abbiamo c'è nessun significato. Significa che abbiamo finito. No, continuiamo, ma senza comunicazione. Potremmo anche durare qualche minuto questa cosa, capito?
Non stiamo più comunicando. Queste parole che vi sto dicendo non vi stanno dicendo assolutamente niente. Non c'è nessun passaggio da un lato all'altro. Cosa mi fa sentire? Vi sto solo dicendo che non vi sto dicendo niente, nemmeno. Non sto... Non mi sembra che, cioè, sembra che okay. Tu stai comunicando, che non vuoi comunicare. No, 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 io non sto comunicando. La situazione è molto brutta. Ok, c'è un equivoco. Allora, non vi sto comunicando. Non sei credibile, perché dal momento in cui sono persone che ti guardano e tu sei su un palco, automaticamente stai facendo. Non vi sto più comunicando niente. Sì, hanno fatto il teatro a peso, ma poi veramente non è quello. Il senso è proprio che tu stai davanti a una giuria che giustamente sta lì, tu non puoi far sembrare che non stai comunicando. Il problema è che non è neanche troppo credibile, perché noi siamo finti, però noi siamo finti anche fuori, cioè ve lo giuro. No, tu sei finto. Tu sei un po' più vero. Non è che è più vero, è che io non vi sto dicendo assolutamente. Ma funziona, è un principio, come dire, nella razza umana. Questa ma cosa si non sta spegnendo, vedi che si sta spegnendo. Comunque tu vuoi comunicare e non ci riesci. Non vuoi comunicare? Non ci riesci. Che devo fare? Non fare niente. Forse la faccio franca. La do a bere, la vendo a buon mercato. Forse io non vivo veramente. I miei genitori, per esempio, non li chiamo mai. E quando sono con loro, sto pure in silenzio. Gli nego lo sguardo, come avessi paura di viverli, vederli, consumarli, come un fare finta. Quando avevo 28 anni, no, scusate, ho 28 anni. Ho preso un appunto, questo. Ora lo dico, sto per dirlo, un attimo, attenti, attenti, attenti. Non potendo aggrapparsi a nulla, si aggrappò alla caduta. Mi piace questa frase, magari epitaffio. Comunque, a forza di restare qua, buttato, forse, dico forse, apparirò. Che c'è qua? Cosa vedete?
che ti spinge a fare quello che fai dentro la sua volta. È trascorso meno di un secolo. Come ogni sera, faccia di cera, ci si sente come un cielo di sabato. Quando sta solo, stare al sicuro. Sai già cosa ti aspetta. Lui è coperto tra due guanciali di testa. Non ci pensare. È trascorso chiuso, scavati dentro l'asfalto, stesso lato. L'autobus delle 8. Ancora una volta in ritardo. Continuano a fumare. Che ti spinge a fare quello che fai? Che ti spinge a fare quello che fai? Non ci pensare. Facce di cera. Ti sporge meglio, sporge. Occhi, sai, scavati dentro l'asfalto. Continua a fumare. Come puntini corrono avanti e indietro, indietro e avanti. Non riesco quasi a seguirli. Diventano matti per niente. Fanno tante domande. Quando non so cosa dire mi accendo un sigaro. A fumare è tutta una scusa per uscire fuori. Non mi piace tanto, ha un brutto sapore. Però aiuta a creare il personaggio. Nei film sanno sempre cosa fare. Specialmente in quelli vecchi, in bianco e nero, è tutto scritto. C'è un eroe, un antagonista, una bella da salvare. Ogni passo falso è soltanto in vista del finale. Ma tutto è bene, quel che finisce bene. Resto sul ciglio, mi affaccio, ma non mi sporgo oltre. Ma è possibile? Io non ce la faccio più! Ogni volta che sento un rumore sto male! Ci manca solo sta festa! E intanto qua non si dorme! Sta capita! Stanotte non chiuderò occhio! Ah, ma chi dorme non piglia pesci! E intanto qua è pure saltata la luce! Come sono fortunata, fortunatissima! Il compleanno in casa nuova, che bello! Grazie, grazie a tutti! E io tra poco un altro brine! Io credo che lei qui c'è già bevuto troppo, eh! Tamberi, 100 di questi giorni! E 100 di questi inquilini! Grazie, grazie a tutti! Anzi no, 100 di questi anni di solitudine! Oh, ma dai, non fare così! Non ci metteva a preoccupare! Lei che ci fa una festa? Non voleva il silenzio. Ma io vivo da sola, non sono passata a salutare vostra sorella e lei mi ha fatto entrare dentro. Non brindare porta male, perché ho poco di compagnia, no? Sono io quello che sono solo, come un cane. Buono, buono che non sei un cane. Arrabbiato, mobile, con le carte. Così mi dà un basta con queste carte, ma che crede che siamo in un film? Io non la capivo, certe volte la odiavo. Secondo me voi non capite parecchie cose. Era sempre di cattivo umore e non mi risponde più. Avrebbe dovuto muoversi prima, abbandonato. Ma che capisci, tu siete strani. Senti, ma dove sono finiti gli altri? Perché se non vengono io faccio la pazza. E l'avranno fatto tardi, vado a chiamarli. Sarà meglio o non li parlo mai più. Ma che ne dite se vi leggessi le carte? Così per vedere che vi riserva il futuro. Magari. Sì, dai, vediamo che cosa dicono. E vediamone un po'. Fate una domanda. Quale domanda? Ma come quale domanda? Il che leggo nelle carte è faccia vostra. La domanda. Il lavoro andrà bene, andrà male, mia moglie mi lascerà o tornerà con me oppure continuerà a piangere finché qualcuno non mi tirerà un calcio. La domanda. Ma questa è una bella responsabilità. Ma volete farsi o no? Allora, cominciamo dal lavoro. Come andrà il mio nuovo romanzo? Oh, che bello, un romanzo. Bene. Arpetita. Intensamente. Mi raccomando, intensamente. Sì. Te. Tagliato con la mano sinistra. Coppia d'oro, coppia d'oro, coppia d'oro. E che significa? Bene, molto bene, ci stanno ottime notizie. Sono comunicazioni positive, novità lavorative. E vedo pure del denaro. Allora forse siamo di fronte ad un capolavoro. Io lo sapevo. Tutti quegli intellettuali arricchiti nella loro nicchia di salotti acculturali ammuffiti. E venga con noi, signor Tropea. No, che
18 lingue. Legge Proust in cecoslovacco, questo già sei anni. Adesso basta, se non dobbiamo vedere questo, se non dobbiamo vedere. Ah, basta! Abbiamo appena iniziato, dobbiamo continuare. Oh. Ripetete di nuovo la domanda, mi raccomando, intensamente. Sì. Come andrà il mio nuovo romanzo? Bene, tagliate con la mano sinistra. Coppia di bastoni, coppia di bastoni! Coppia di spade! E che dicono? Prego, parlate perché non ce la faccio più. Sono cattive, cattivissime notizie. Ci stanno problemi lavorativi, ci stanno interferenze, stress e nervosismo che non vi faranno ragionare. Lo sapevo, sono un fallito. Scusate, ma ne è proprio sicura? E quanto hanno parlato? È tutto sbagliato. Dostoevsky, Tolstoj, Cieco, Prokofiev, Rachmaninov, Rimsky-Korsakov, Putin, Gorbačov, Jeltsin, Stanislavski, la regina Elisabetta II. Una volta c'erano delle classi sociali, no? Dei confini ben definiti. Si scriveva di qualche cosa, adesso non mi ricordo di che cosa, ma trovare le forme nuove, magari. Ma magari ha sbagliato. No, le carte hanno parlato. Allora, fai un'altra domanda. Ah, sì, le carte hanno risposto alla domanda che avete fatto. E si vede che avete fatto la domanda che fa schifo al volto. Volevate sapere di vostra moglie? Se poi vengono fuori di nuovo brutte notizie. Ha voluto rifarsi o no? Sì. Allora, mia moglie mi ama ancora. Tagliate con la mano sinistra. Coppia di bastoni, coppia di bastoni, coppia di bastoni. E che significa? No, 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 voglio sapere, non voglio sentire. Io voglio soltanto essere in pace. Voglio una storia da muovere. Statevi calmo. Lasciatemi interpretare. Insomma, ci stanno ottime notizie. È vero? Sì. Quale notizie? Ci sta una donna passionale, comunicazioni che portano cambiamenti e una storia d'amore in arrivo. No, d'amore! Ma che cosa dovrei fare? Dovrei provare a richiamarla. Ah no, le carte non mi dicono che dovete fare. Mi danno indizi su quello che sarà. Ovvero? Allora dovete vedere. Sfiorare il cielo per sentirsi un po' più maturi. Cadere dall'alto fa molto più male che da un basso scalino. Energia potenziale. La più grande delle paure. Da cui appare tutto incredibilmente più piccolo. Non voglio pietà. Ne ho abbastanza di fare pietà. Non ho più 15 anni, non li ho mai avuti. Gli anni sono una cosa stupida, passano anche se cerchi di corrergli dietro. Ma che se provi a fissarli? Basterebbe un passo. Uno soltanto in avanti, oppure di lato, qualche centimetro, poi giù. Che si potrebbe dire che non sono stata io, che è stata una forza, qualcuno mi ha spinto di lato, sì. Non sono stata io, lo giuro. Anche se lo vorrei così tanto. Sì. Si potrebbe andare. È tutto così strano. Da qui sembra tutto così vicino. Sapevo che dire. Condoglianze. E poi mi dispiace. Grazie. Ti sono vicino. Che altro? Nient'altro.
confine sottile tra freddezza e invadenza. Il silenzio è sempre stato un buon alleato. Quando se ne va via qualcuno c'è sempre un forte vento, non sai mai da dove iniziare, dove aggrapparti. I funerali, c'è così poco tempo. Come fai a prepararti? Dondoli. Una foglia sul ramo. Essere pronti è tutto. Thank you.
Ma pare quasi una cristiana. Ultimamente solo tre parole, Marisha. Sto sogno non ha... è Talia. Ora non è felice. Quasi tutti i giorni stai in una caccia. Qualcosa mi nascondo sempre. Oh, saccia. Sua regina è sturiata, e chi ama con questo topo. Zozzo, fa ben venga, facitemi venire a Gesù. Riuscite la casella che la aspetta, appena un coppo muro sti tre stambuti. Uno, due, mi metto una mano in coppo con le nate muro. Gli perdo filo la lingua e si fa casina. Gli mi addormo, facitemi la venire sotto lieta. Gesù, riuscite tutte quelle che avverrete. Ehi! Ah!
signorina sta cosa. Ho tosse da un corpo da rosa. Io avevo una che quando ero rioma. Dormevo con pote da una lignoma. Non te ne pote né mamma né figlia. Si è progresso, si chiama Dalia. Vorrei la traccia di un corpo, ma anche se all'innello fosse un animale. Che la povera stima ne sei scettata, c'è di morte pure male. Sei scettata trovandosi vicino ai tuoi pazzerilli. Sono quale orrei, sono tutte e due bellilla. Hai capito, re, che mi parla? Ah, mi sono merito dei dottori! Ho problema ne ha, non è chi sto. Vorrei che la versata a cuore a vista. Che il legato succede con una alzata testa. Non ti succede nemmeno se non ne siamo vista. Decidami, a dove si trova marito? E a dove stai casa è stata lì? Gira tutto a mica la rotta. A destra, la trova nella porta. Ma cosa vuol dire se non so futuro? Non l'ho chiesto. Che lo ti sposa? Vietate le comunicazioni. Isolatevi. Spegnete i dispositivi elettronici. Ascoltate. Siete nel campo. Nel campo non esiste la vostra vita. E non vi cercherà nessuno. Il vostro numero è stato assegnato. Calmatevi. Un soggetto calmo è un soggetto felice. Un soggetto felice può restare nel campo. Per restare nel campo dovete obbedire a qualsiasi ordine proveniente da un soggetto superiore, immediatamente e nel miglior modo possibile. La disobbedienza non è accettata. Insubordinazione non è accettata. Ostilità e conflitto sono ammesse solo nell'ora di sfogo. Ogni conversazione è controllata. Gli ospiti del campo possono mangiare solo quanto distribuito dai superiori nelle dosi indicate. Al campo si dorme 8 ore per notte. Nel campo è severamente proibita qualunque forma di ricreazione non approvata dai superiori. Si può uscire dal campo in ogni momento. Ripeto, si può uscire dal campo in ogni momento. Siete qui perché lo volete. Siete qui perché ne avete bisogno. Siete qui per tornare a essere produttivi. Funziona. Sarete felici. Lo so. Essere felici non è facile, ma dovete almeno provarci. Noi del programma abbiamo passato anni
a capire come migliorare le cose. Volevamo creare la società perfetta, completa, efficace, produttiva, positiva. Positiva. Era questo il nostro obiettivo. Anche oggi. Siamo qui per questo. Siamo qui per costruire la felicità. Vai, ti ascoltiamo. Sta per tornare. Dimmi qualcosa che non so. La felicità è data dalla serotonina. Lo so, anch'io. Il nome scientifico della serotonina è 5-idrossitriptamina. Abbreviato in 5-HT, lo so. Anche io. La serotonina è un neurotrasmettitore. Non un'ormone. Questa non la sapevo. L'ha detto ieri, non state attenti! Bravi, siamo qui da anni, anni, e non sono mai stato attento, mai, non un singolo giorno. È un record! Vuoi spezzare il mio record? No, voglio solo lavorare in pace. Lavorare in pace? Sì. Tu? Sì. Ma se l'ultima volta che ti hanno dato una bambola ci hai ricamato un vaffanculo sulla gamba! Ho dovuto ritirare l'intera produzione! Un momento di rabbia. È stato bellissimo! È stato un momento di gloria vera! Avevi del talento ed ora vuoi lavorare in pace. Vedi cosa succede a stare attenti? Ma ecco perché io voglio fare schifo. Ieri ha detto che sarebbe arrivata una persona nuova. Ah, lo dice sempre, verrà qualcuno, e invece dobbiamo scoppare come muli perché... Ehi, la piccola Camilla e il piccolo Timmy non possono stare senza i loro trenini di legno. Non ho mai detto che sarebbe arrivato qualcuno, ma è stata la prima volta. Ah, lo dice tutti i giorni. L'avrei sognato. Non è vero, l'ha detto. Sì, ma so io. Non l'ha detto sempre. Ti ho detto che... Ostilità livello 4. Attenzione, ostilità livello 4. No.
Va tutto bene, sovrascrivi. Rapporto. Codice 452. Chiacchiere sul luogo di lavoro, produttività in calo, necessario il recupero dell'intera sala del 12%. Applica. Confermo. Aumento dell'orario di lavoro del 12%. Ricalcolo. Attendere, prego. Avete le pause in cui parlare? Le pause. Le avevamo provate. È colpa mia. Davide, non ci provare. Attendere, prego. Preparatevi. Abbiamo straordinario da recuperare e resteremo qui finché non sarà completo. Attendere, prego. Aumento del 12% confermato. Davi? La regola 57. Gli ospiti del campo possono mangiare solo quanto distribuito dai superiori nelle dosi indicate. È buona norma che mangino cibo sano. Le abitudini positive sono costruttive e aumentano la produttività. Brava, vai. Macri, la regola 82. Al campo si dorme 8 ore per notte. Si spengono le luci alle 10 e si accendono alle 6. Si può dormire 5 minuti in più, mai 5 minuti in meno. Chiunque abbia problemi a dormire può richiedere un supporto medico. Bene, a posto. Noa, la 101. Campo è severamente proibita qualunque forma di attività ricreativa non consentita dai superiori del campo. E le consentite sono? Scacchi, lettura, pittura ricreativa. Sì, quali sono i giorni consentiti per tale attività? Domenica. No, perché non vogliamo associazioni esterne? Per evitare un'eccessiva stimolazione. Vogliamo la calma. Sì. L'associazione segreta è? Vietata. La cospirazione è? Proibita. Proibita. Bravo. Come fa lo statuto? Lo scopo del campo è sovvertire la naturale propensione dell'uomo al conflitto generale. Il conflitto, no. Esatto. Sai come si evita il conflitto? Con? La pace. La pace. Vai. La pace sta nella felicità. La felicità sta nella produttività, sentirsi utili. Sapevamo tutti dell'esistenza del male, ma non sapevamo come sconfiggerlo. Abbiamo dovuto creare il campo. Il campo è vita. È la condizione perfetta per ogni essere umano. Dovreste essere felici di essere qui. Lo siamo. Concordi, Noa? Certo. E allora perché di notte leggi?
Così. Sei incazzata perché l'ha fatto? Perché è diventato un uomo vero? Anch'io quando l'ho fatto la prima volta avevo un amico vicino. Non è facile farlo da solo, ma dopo ti senti in pace con te stesso. Dopo ti paghi un paradiso. Pa, non ti agitare. Non sono agitato. Sono felice. Pronto? Chi parla? Ah, padre, siete voi. Sono io, la signora, la mamma di Davide. No, niente, vi volevo dire che noi fra un'ora siamo pronti. Il tempo di lavare la creatura. No, 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 non il cane. Davide, è tornato tutto sporco. Va bene, grazie. Fra poco. Padre, dimenticavo, il santo vi saluta. Io figlio di un santo? Sì, Davideuccio mio, tu figlio di un santo. Papà tuo è un santo. Lo sai che è vero? Zitto! Non bestemmiare. E poi non lo devi dire a nessuno, hai capito? A nessuno. Sto pensando al paradiso. Sei felice perché l'ha fatto? Perché l'ha ammazzato? No, perché ti ha ascoltato. Sono felice perché...
mi ha tolto quella rogna dalle palle. Tu neanche questo sai più fare, neanche più ammazzare. Io sono nato per ammazzare. E morirai perché hai ammazzato. Anche tuo fratello morirà, ma non ha ammazzato. Ma ha ammazzato il suo compagno di giochi pochi minuti fa? Mamma, che dici, è brutto metterlo in giardino? No, amore mio, avrà un giardino comodissimo il vostro cagnolino e poi vedrà le margherite che sbocciano. Era un cane. Hai ragione, tu uccidevi gli uomini. Era il mio lavoro e poi mi pagavano per farlo. E poi dopo c'era il paradiso, te lo giuro, il paradiso. Mamma, dimmi. Ma se papà è santo, sei santa pure tu? No. Amore mio, per essere santi bisogna morire da martiri o da eroi. Io non sono niente. Pa! Adesso perché non lavori? E allora? E allora se prendo una pistola in mano, rischio che mi cade, non metto la sicura e mi sparo nei coglioni. Dio mi ha castigato. Ti sei pentito di aver ammazzato? Dio ti ha castigato perché hai ammazzato? Dio mi ha castigato perché ho ucciso tutti tranne uno. Non dirlo. Mamma, dimmi, gli occhi bruciano. Ho pianto tanto dopo. Lo dico invece, ma non ho mai pensato di ammazzarlo. Sì, lo so. Lui è sempre il mio soldatino. Non ha mai eseguito i tuoi ordini. Sì, invece. Si è ammalato. Si è ammalato perché si è innamorato. Capita a tutti di morire, a pochi di morire d'amore. E a lui è capitata la seconda. Si è ammalato perché non si è mai coperto. Uccidere il cane sono stato io. Non ci riesco. So cantare. Sandro non ce la faceva. Non preoccuparti, figlio mio. Stanotte parlerò con tuo padre e vediamo se ti può perdonare. Ma Sandro quando torna? Presto. Sì, ma presto quando? Presto, dagli il tempo. Speriamo. Lo sai che sei davvero bello, figlio mio. Sei bellissimo. Ho quella cosa da dargli. Pa! Ti dovrebbero dare la pensione di invalidità. Perché? Io non sono invalido. Perché poi hai chiesto a Sandro di uccidere il cane?